plug dinamico con gimbal. Allora, quello che servirà è semplicemente gimbal, detta anche Swiss ball, fitball, insomma, ci sono tantissimi nomi. Il diametro della palla non è importante, 55, 65, 75, poco cambia, l'importante è che sia di dimensioni veri, in questo modo qua. Quello che dovrei fare è andare a posizionare i gomiti in questo modo qua, sulla palla, ginocchi in appoggio, circa larghezza bacino, punti i piedi da questa posizione, boom, stacchi. Così tieni un paio di secondi, riappoggi e fai. Ok, questo esercizio che cosa serve? Allora, è un ottimo esercizio di core stability per potenziare tutta la cintura addominale, ma non solo. Poi se hai due domande su che cos'è il core mi puoi chiedere. E dicevo, importantissimo in questo esercizio due cose fondamentalmente. Uno è la posizione dei gomiti sulla palla. Te lo faccio vedere così, guarda. Gomiti non sei così ma attivi. Spingi via la palla, non così ma spingi via la palla, ok? Spingo via la palla, puoi anche provare, spingo via la palla. E quando sei nella posizione dovrai spingere via la palla. Poi, seconda cosa delle spalle è che non così ma basse, verso i glutei. Questo per non incappare in fastidiosi problemi cervicali e ai trapezi. Ok, quindi so che all'inizio potrebbe non essere semplice, ci sono tante cose, magari provalo, vai con calma, nessuno ti mette fretta. Seconda cosa è la posizione del bacino e quindi anche la contrazione addominale e glutea. Allora, guarda, te lo faccio vedere così. Vedi, non sono col sedere in fuori, ma cerco di ruotare il bacino in dentro. Tiro dentro l'ombelico, contraggo forte addome e glutei. Ora te lo faccio rivedere in maniera completa. Io sono qui. Prima di partire consiglio, spingi già via con le spalle, contrai addome e glutei e poi andrai a staccare i piedi. Ti appoggi, torni e ripeti. Questo è il plank con gimbal, come ti dicevo, ottimo esercizio per potenziare il core, quindi allenare la core stability. Fondamentale, ottimissimo per migliorare la postura. Ok, se hai dubbi o domande non esitare a contattarmi.